fine maggio e si gira la boa dei campionati regionali di società, dove la Fratellanza è stata protagonista a Forlì nella seconda prova regionale in vista della finale scudetto, che proprio qui a Modena assegnerà appunto lo scudetto 2018 il prossimo 23 e 24 giugno nella finale oro, che vedrà le migliori 12 società maschili e femminili essere in gara nella due giorni modenese. E come a settembre 2017, la Fratellanza sarà una delle migliori 12 società sia con la squadra maschile che con la squadra femminile, perché nel weekend tanti punteggi sono stati migliorati dagli atleti della Fratellanza, che hanno davvero fatto belle cose a Forlì. Ma il risultato più importante e più prestigioso arriva dal Belgio, dove Simone Colombini ha ottenuto il proprio primato personale nei 3000 siepi, una gara internazionale davvero di alto livello, dove l'atleta pavullese ha ottenuto il nono posto, ma soprattutto ha firmato il nuovo primato personale di 8 minuti e 40 secondi e pochi centesimi, quei pochi centesimi che alla fine lo hanno fatto sorridere, perché negli ultimi due giri di gara il gruppo aveva leggermente rallentato e Simone se n'era accorto, voleva provare a prendere le redini della corsa, ma in una gara di così alto livello non è stato facile per lui passare avanti, quindi è rimasto coperto. Gara davvero corsa a meraviglia, ma ci sono ancora margini per l'atleta allenato da Mauro Bazzani, che ha staccato il pass per i giochi del Mediterraneo Under 23, quindi per lui davvero la stagione inizia, entra nel vivo, e in questo mese entrante di giugno lo vedremo prima ai campionati promesse Under 23 ad Agropoli, poi vestire i colori della Fratellanza nella finale oro e successivamente essere convocato per i giochi del Mediterraneo Under 23. A Forlì partiamo dalla velocità, dove Federica Giannotti ha ottenuto il tempo di 24,45 nei 200 e bravissima dietro di lei la giovane Irene Pini, scesa al personale di 25,09, lei che è ancora della categoria allieve. Molto bene anche nei 400, dove si è migliorato Luca Calvano scendendo al primato personale di 48,62, così come Elena Benevelli, che ha vinto la gara in 56,94, mentre nei 400 ostacoli vittoria con primato personale per Lucia Quaglieri, che ha corso in 1,00 e 82. Un grande missile l'ha lanciato Martin Pilat nel lancio del disco, dove è riuscito a ottenere la misura di 54,69, vincendo ovviamente la gara, mentre Sara Modena si è migliorata rispetto alla prima prova, dove aveva saltato 1,65, è riuscita a superare l'asticella posta a 1,73, vincendo la gara. Questi sono alcuni degli risultati che hanno visto i colori della Fratellanza appunto essere protagonisti a Forlì, ma protagonisti saranno soprattutto Martina Cornia e Raffaella Lucudo al Golden Gala in programma giovedì sera a Roma, e quindi un grande in bocca al lupo sia a Martina, che correrà i 1500 metri, che alla Raffaella Lucudo, che correrà i 400 metri. Partita questa prima serie dei 100 ostacoli donne. Ed è Bianchi Valentina, dalla nostra postazione microfonica dell'Atletica Lungo, che si aggiudica. Partiti concorrenti della terza serie. E dovrebbe essere in seconda posizione. Partita questa settima serie, i concorrenti. Tempo del vincitore. Partiti concorrenti della nona serie. In settima corsia Dario Garcia con C62. Partita questa dodicesima ed ultima serie dei 100 metri uomini. Prima serie della 100 metri donne. Partita questa seconda serie dei 100 metri donne. Il tempo di 12.
con 47 e 40 si aggiudica questa. Eccoli qua i concorrenti, Lorenzo Neri dell'Eder Atletica di Forlì in quinta corsia, che va ad aggiudicarsi questa seconda serie con 51 e 19. Rettilineo d'arrivo. Dell'Atletica di Verses Rimini con il tempo di 51 e 55. Ce l'abbiamo in prima corsia con Sara Rocchini, 57 e 24. Stanno entrando in questo momento sul rettilineo d'arrivo del concorrente. In quinta è Sara Dallaglio con un netto margine di vantaggio, che si aggiudica questa prima serie con 57 e 0-5. Serie che stanno entrando sul rettilineo d'arrivo. Ed è in quinta corsia Marta Spilat, sembra aggiudicarsi, perfetto, sembra aggiudicarsi, si aggiudica Marta Spilat con il tempo di... L'altro nero posso fare qui? Io non ho nessun problema, non c'è problema. Prima serie, 5 forse, io spero. Fuori dalla pista, siamo al primo passaggio, con il numero 62 Judith Varga dell'Eder Atletica di Forlì, che sta facendo l'andatura. Continuiamo con altro passaggio, ora è Veronica Paterlini che sta facendo l'andatura del Cus Parma. Quando siamo al passaggio a 2 e 10, quando mancano due giri. Cambio avvenuto, ottimo cambio, siamo all'ultimo cambio della 4%, entrano in dirittura d'arrivo. Ed l'Atletica sta rinvenendo. Da 20 anni che parte. No, è partito. L'Atletica, Atletica Lugo. Dai Anna! Dai Anna! Ecco vantaggio. Dai Anna! Ma che frazione che ha fatto l'anno? Con un tempo di 49 e 09.